se lo sapete. Ma molti, molti, moltissimi ripensano con nostalgia in modi carbonari. Quando allora sì, si combatteva per una pasta migliore. Porca puttanesca. E chi aveva la pancetta si responsabilizzava. Cercava di dimagrire, appunto, faceva del moto. Oppure via! Via, ho detto, via! Si nascondeva in soffitta. Anche perché, signori e signori, da che mondo è il mondo? La pancetta va sempre soffitta. Allora, quelli erano anni in cui si poteva ancora capire uno di che pasta era fatto, non come adesso, non si capisce più un'ostia. Anni bui, ragazzi, anni bui, che più vuoi non si tori. E infatti, come disse un famoso allevatore di maiali, siamo rovagnati. Ma allora, ragazzi, meglio sodi o male accompagnati? Dipende. Paese che vai, ricetta che dai. Siamo alla brace e la ricetta che ho scelto per voi è tratta dal libro edito dalla Lega Casalinghe Lombarde. E ora, titolo del libro, Lega i torroni. Sottotitolo, porca puttana, te lo do io, mandorlato. Allora, vorrei citare la prefazione, anzi la cito, perché tanto se cita Tarzan posso farlo benissimo anch'io. Allora, se ti tiri, hop, ti scrivi. Se non ti tira, o gli tiri tu, o cacci tuoi. Bobo, hai rotto i maroni. Allora, tosi, comprate mezzo chilogrammio di semi di miglio e una trota. Fate attenzione che essere semi è una loro caratteristica. Quindi non fateli seccare troppo. Quando si seccano, Dio caro, se la prendono con tutti. Vi piantano un cangino, nasce un bordello. Silvio ringrazia, no lui un altro, e se ne approfitta. Perché? Perché è un s'approfitta. Non preoccupatevi, prendete tutto, mettete in un mortaio e pam, sparate. Controllate che siano diventati fini. E se sono diventati fini, bravi, siete in dittatura d'arrivo. Allora, Tosi, mi raccomando, se non vi rendete conto che sono diventati fini, chiedete pure a un cinese. Il cinese vi dirà senz'altro, fli fli, è bello. Sono diventati fini, fli fli. Fa cagare questa? È bello, sono diventati fini. È bello zucchero, è bello. Va bene, non preoccupatevi. Prendete il tutto, mettetelo in una pentola, aggiungere dell'acqua, del sale fino, fino a quando basta. Cazzo, Tosi! Un dado, dei buglioni e degli ossi. Fate attenzione che ossi ce l'ha duro, Tosi, quindi più il fuoco è lento e più lo cucinate, più buono diventerà. Tosi, gli altri proibizionisti possono aggiungere un pizzico di panella. Oh, mi raccomando, la roba più importante quando andate a fare la spesa, diffidate delle rivendite democristiane. So, voi ancora eravate troppo giovani. No, siete troppo giovani. Le vendite è 40 anni che vendono fumo. E qui le ipotesi sono due. O eravamo in buona fede, anche se fede non lo è mai, o in questi 40 anni abbiamo veramente fumato troppo. E a me la seconda ipotesi, non so, sono diventato nero, la seconda ipotesi mi sembra la più credibile. Ecco, fatevi un applauso, drogati. Allora, guardate che il titolare comunque si può riconoscere facilmente. Il titolare, a forza di vendere sotto banco, avrà senz'altro Tosi. No, no, tutti quelli che dirò stasera. No, no, pensavo che avessi su con me, ti ho detto, non stavo con i miei coglioni. No, no, ti mi ha fatto perdere il segno. Allora, cosa, il titolare, a forza di vendere sotto banco, Tosi, titolare, a forza di vendere sotto banco, avrà senz'altro la gobba, famosa scatola nera, toccatela, ma che porti fortuna ancora da dimostrare. Infatti, i magistrati, famosi magi uno sopra l'altro, stanno cercando di dimostrarlo. Perché i giudici muoiono, perché vanno a finire sotto scorta, purtroppo la scorta gira in macchina. D'altronde, in un'economia come la nostra, l'importante è investire. Va bene, a questo punto ragazzi, sarà già mezza ora che sei sul fuoco la pentola, tirate via dal fuoco, aprite le finestre, guardate il sole, se ride, vi sta prendendo per il culo. Ma anche questa è un'arte, la famosa arte culinaria. Esatto, va bene. Allora ragazzi, ma scusate, i latitanti, quanti cazzo di latte hanno? Tanti? Che non riescono mai a trovarli tutti. Partiti sono partiti. Dove sono andati? Sono partiti per la tangente? Conti tornano. O no? Stanno bene in Svizzera? Ah, vi ricordate? Sì, cioè ne è passato di aceto sotto i ponti, ma vi ricordate quella volta di
quando c'era ancora prima dell'euro. Ricordate Marco? Marco, tedesco. Marco non voleva più uscire con la lira. Ma perché Marco? Cazzi tuoi. Ma se mi lasci non valgo, cazzi tuoi lo stesso. Cazzi miei, no, non mi ricordo. Comunque, una roba del genere. Insomma, il classico esempio del tipo cazzuto. Uno che non andava per gli spiccioli, anche perché ne aveva piene le tasche. E poi le tasche si bucavano, lui di bucato non voleva saperne. Guardate, quando ci penso mi viene ancora un coccolino. Povera lira, non si sentiva lottata. Entrò in una profonda depressione. Si ammalò gravemente. I CCT, salute poca. Si beccò una malora e si ammalò gravemente. Purtroppo, voi lo sapete, quelli che se ne vanno sono sempre milioni. Ma come mai, Doc, Mac, cosa vuoi che ti dica? Bot? E quando meno te l'aspetti. Ecco, la crisi, una nuova malattia, il pus valore, colpiva i figli dei genitori meno abbienti. Guardate che i privati, lo sapete, siete dei privati. I privati si privavano di tutto. Si masticava solo della buona musica. Mi ricordo che pensai, Dio mio, se continua così saremo tutti morti. Anche Romina al bagno, sì, anche Romina al bagno. Ma non andremo più in ferie. Mario Monti? Oh, porca malosca. Ma non erano gli anni della ripresa. Presa e ripresa nel culo! No, guardate che comunque... Noi stiamo... È di famiglia, penso sia di famiglia. Non sono sicuro. Allora, pater, quella roba là, mater, sempre. Vabbè. Guardate che comunque la strada maestra porta a scuola. Non tutte le strade portano a Roma, infatti voglio dire, via Altoviti porta a casa mia. Allora, vorrei rivolgere un appello ai genitori di Michael. Scusate, ma dovevo una birra prima. Via Fossalato. Allora, vi hanno detto che vostro figlio è l'ultimo della classe. È vero! Ma solo perché è in fondo, vicino al muro, sotto la carta geografica. Non vuol dire che non capisce una sega. Non è colpa sua se si sente disorientato. Gli hanno dato un banco di nebbia. Se la maestra lo guarda con sufficienza. Buon segno, cazzo, media del 6. È un ragazzo che ha polso. Vergogna, per forza ha polso. Non ha più la mano. Quando vi siete accorti che si mangiava le unghie, gliel'avete tagliata, non si fa così. Gli avete insegnato a non tirarsi mai indietro. Mi è rimasto anche senza denti. Lo avete fatto diventare un mostro, suo povero Giorgetto. Allora poi non lamentiamoci se i giovani cercano di evadere prima ancora di finire dentro. Guardate che questi ragazzi non riescono più a distinguere un movimento letterario da un movimento interiore. C'è una bella differenza. Il movimento interiore, se molto forte, ti fa stare seduto sul batter. E da lì non si scappa per forza e cacca. Guardate che lo... Ah, è troppo facile. Quando uno sta perdendo il pubblico, allora si parla di merda, che tira sempre, la merda tira sempre. Troppo forte? Troppo piano? Oh, che madonna.